Massimo. Un saluto a tutti da Zed Amici, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo episodio di Farming Simulator 2019. Siamo in single player sull'Italian Race. Durante la maratona di 8 ore su Twitch sono andato un po' avanti anche con questa carriera in single player. Vi spiego poi un attimino cosa ho fatto. In realtà niente di che, nel senso che sono andato a finire di raccogliere le balle, sostanzialmente le ho stoccate sotto le tettoie della farm dove abbiamo gli animali, e adesso ho iniziato a trebbiare la colza. Nel mentre off camera ho fatto anche un'altra cosina, però ho fatto un errore madornale. Sostanzialmente io ho deciso di andare a falciare l'erba, visto che avevamo delle balle di paglia, volevo fare anche le balle di fieno. Sono andato a falciare l'erba non curante delle previsioni meteo, che sono decisamente a nostro sfavore purtroppo, perché è prevista addirittura pioggia domani, e quindi non lo so se basterà la giornata di oggi per seccare l'erba, non credo. Io spero a questo punto che siano davvero solo previsioni, perché in alternativa ci troviamo ad aver buttato sostanzialmente questo campo d'erba. Campo d'erba che, ragazzi, a breve, durante le prossime vendite, ho deciso, ditemi magari anche voi cosa ne pensate nei commenti, di praticamente dividerlo, nel senso manterremo un campo, metà del campo ad erba, ma non solo erba, perché come sapete voi io qui volevo comunque fare dei filari di alberi per avere il famoso ricambio generazionale che serve alla season, per avere sempre un po' di legna disponibile da fare durante i tempi morti. Questo qui sarà il terzo campo, però qui volevo fare praticamente da qui una stradina che costeggiasse il biogas, che va dritta fino laggiù in fondo, e qui sulla sinistra posizionare le serre o magari anche un vigneto, non lo so, quello vedremo. E quindi in modo da tenere qui sulla sinistra una zona appunto per le serre, un eventuale vigneto, magari metteremo giù un bunker per storare lì anche il letame necessario poi per le varie serre. E qui, vabbè, i nostri alberelli crescono, sono già comunque tanti, e quindi credo che questo campo qui a destra poi sarà l'ultimo di alberi, perché ne avremmo già tre. Dovremmo poi andare a piantarli anche qua dietro, che non ci sono al momento, anche quello è solo ad erba. E potevo anche comprare un altro campo, ma al momento con i soldi non siamo messi proprio benissimo, di conseguenza forse questa è la soluzione migliore. Però, come detto, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. Io direi che a questo punto l'unica cosa che ci resta da fare è andare avanti con la trebbiatura della colza, sperando che appunto non le previsioni meteo siano solo previsioni, e che non venga a piovere, perché ci troveremo decisamente inguaiati. Allora vado a riporre, a parcheggiare, o almeno a mettere in farm la bestiolina qui, che tanto ne abbiamo ancora di erba volendo da fare, perché c'è tutto il campo di là, quindi qualche balla riusciamo a farla. Poi, male che vada, l'andremo a comprare. Volevo appunto andare a far partire, ad acquistare sostanzialmente qualche vacca e far partire anche la produzione di latte, e appunto anche di
letame che bene o male ci servirà. Vabbè, poi adesso andiamo avanti magari con la trebbiatura, poi vi farò vedere come ho stoccato le balle. Per chi non avesse seguito la maratona, sappiate che io streamo solo su Twitch, quindi passate a trovarmi, anche lì trovate tutti i link in descrizione ovviamente. Io stasera dovrei anche registrare la nuova serie inedita, quella in collaborazione con Ricky Alevare e Agrian Veneto, e dovrebbe partire anche quella. Colza non ce n'è tantissima, però insomma dovremmo fare abbastanza soldi, nonostante non ce ne sia molta, dovremmo comunque riuscire a fare abbastanza soldi anche dal punto di vista complessivo, perché comunque abbiamo raccolto un bel po' di cereali. E poi volevo, ragazzi, sapere da voi, sempre nei commenti, poi magari farò anche un sondaggio su YouTube e su Instagram per un'eventuale partenza di una serie sulla Coronella. Perché le varie produzioni mi ispirano. La mappa non è male, non è spettacolare, ma non è male. L'unica differenza, cioè l'unica cosa che vorrei un attimino valutare è fare una terza serie, portare avanti una terza serie. Avrei preferito evitarlo. Piuttosto, ragazzi, andrei avanti, visto che anche sulla Off Bergman ci sono le produzioni, piuttosto andrei avanti con quelle, nel senso che andrei proprio a portare avanti anche quella come serie, visto che comunque anche lì appunto ci sono le produzioni, la mappa a mio parere è meglio della Coronella, porterei più volentieri avanti queste due serie, quindi sì. Sono più propenso a farvi vedere le produzioni magari della Off Bergman e portare avanti quella. E poi se qualcuno di voi, visto che quella era la mappa per la serie, è la mappa per la serie multiplayer ed è comunque il salvataggio che ho per il multiplayer, se qualcuno di voi che ci troviamo su Discord quando ho il tempo di registrare viene a farmi compagnia sulla mappa anche durante le registrazioni, insomma, a me fa piacere. Nella live sono venuti a trovarmi comunque sia Andre che Dino, che ringrazio, e quindi insomma, diciamo il punto sfavore della Off Bergman che ci sono campi che sono davvero molto grandi, quindi farseli tutti in single player diventa abbastanza complicato, ecco, mettiamola così. Allora, ah, poi per chi non avesse visto la live, devo farvi vedere anche un paio di acquisti che ho fatto in live, per quello mi trovo con 40.000 eurozzi, e vado anche a farvi vedere, più tardi andiamo anche a vedere gli acquisti fatti. Adesso magari finisco prima sto campo e poi vi porto a vedere la farm un attimo degli animali, perché non ho comprato grandi cose, ma qualcosina di nuovo c'è. Tutte cose che comunque vi avevo già preannunciato
nei video scorsi per tutti gli attrezzi, insomma, che servivano comunque per gli animali, no? Quindi qualcuno di voi potrebbe già aver capito che cosa sono andato a prendere. Però, adesso andiamo a vederlo non appena finisco questa passata. Magari nel frattempo metto l'operaio a fare il campo di là, così noi abbiamo tutta la libertà di andare a farci un giro nella zona degli animali. E poi, ragazzi, non ci resta che sperare che veramente le previsioni meteo siano solo previsioni, perché mi scoccia davvero buttare via quel campo d'erba. Io ho cominciato a farlo senza neanche rendermi conto proprio di quello che stavo facendo. Ho pensato, vabbè, ci servono anche delle balle di fieno, vado, faccio e bam. Dopodiché mi sono ricordato che ovviamente la season necessita di far essiccare l'erba e quindi sono andato a vedere le previsioni del tempo e bam, sorpresa, non molto gradita. Bene. Adesso provo, spero che l'operaio qua non vada a far danni, ma sicuro ce lo troveremo nel fosso laggiù. Ho come questa netta sensazione che ce lo troviamo in fosso. Speriamo di no. Vabbè, chiamo l'operaio e nel frattempo andiamo nella zona animali. Allora, nella zona animali, di nuovo c'è questo signorino qui. È l'Arion con motorizzazione 460, con il muletto a tre punti di RB Modding e l'Elex. Muletto a tre punti che ha i suoi pro e i suoi contro. Allora, in realtà non ha contro di per sé, i contro sono per quello che dobbiamo fare noi, perché essendo abbastanza bassa questa tettoia facciamo fatica a prendere le prime due balle in alto, cioè se mi servono le due balle in alto io devo tirare giù 4 balle, spostarle di sotto, inforcare le due più su e usarlo così. Alla fine ho optato per questo perché le varie forche delle CSZ hanno qualche problemino per i miei gusti, perché alla fine funzionano anche bene. Il problema è che io detesto l'autoload proprio. Non lo digerisco e quindi è così. Allora, selezioniamo, ok, così vado a inforcare queste balle qui e le spostiamo in fondo. Ok, bene, vedete? Ho scelto questo modello, come vi dicevo negli scorsi video, perché ha la possibilità di mettere il vetro panoramico e quindi è molto molto utile per fare lavorazioni con il muletto o un eventuale caricatore frontale. E il problema che vi dicevo è questo: noi arriviamo a questa altezza qui, poi tocca e quindi dovremo tirare giù le balle a pile di 4 sostanzialmente. Ho deciso di stoccare in questi due spazi qui le balle di paglia. Qui, che è uno spazio più largo, lo lasceremo stare perché ci potremo infilare qualche mezzo. E in queste due qui metteremo balle di fieno. Poi vediamo, possiamo magari farne 3, possiamo usare 3 di quelli, fare un'altra fila anche lì di balle di paglia. E ho preso anche questo carro miscelatore qui, insomma mi sono portato un po' avanti con gli acquisti. Ho 40.000, potrei anche prendere il carro per andare a comprare il bestiame, ma adesso come adesso non lo so, ragazzi. Ovviamente cominceremo con le vacche perché abbiamo più o meno tutto, anche qui l'insilato è ormai pronto, fermentato, quindi
Siamo a cavallo, non ce n'è molto, però insomma dovrebbe bastare per un po'. Non è piena la trincea, ovviamente, però dovrebbe bastare, dovrebbe assolutamente bastare. E vabbè, altro non c'è, nel senso si potrebbe prendere qualche cavallo, ma non lo so, onestamente, non lo so, potremmo fare qualche prova un po' più in là, magari col tempo, per vedere come gestirli, come riuscire a gestirli con la season. E per il momento però eviterei, sinceramente. Allora, guarda, qua sotto, visto che c'è lo spazio, ci lasciamo proprio il signorino. Molto bene, noi andiamo a riprenderci la Class Mega e infatti e andiamo a sistemare il lavoro che sta facendo qua l'operaio, anzi prima magari andremo a scaricare. Beh, già tanto che non è finito nel fosso, è già qualcosa. È già qualcosa. Gli facciamo fare qualche metro, poi lo fermiamo. Perché se lo fermo prima, poi io calpestando le colture le distruggo. Quindi andiamo a scaricare e poi do una sistema. Io non so perché ha saltato tutto sto pezzo. Vabbè, 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 ragazzi, bisogna portare pazienza. Con gli operai, lo sapete meglio di me, bisogna portare pazienza. Io in questi giorni vorrei fare un'altra live, ovviamente non una maratona da 8 ore, perché è stata veramente devastante, però magari qualche live sull'Off Bergman in multiplayer la vorrei fare volentieri. Vorrei magari registrarvi anche un episodio su quella. Adesso vediamo se qualcuno si unisce o in alternativa lo faccio da solo. E niente, ragazzuoli, io direi che per questo video è tutto. Se volete, anzi, vi metto dentro un piccolo magari timelapse oppure un film video, adesso vediamo, che vado avanti a trebbiare, magari faremo un timelapse in cabina, dai, visto che non ve l'ho praticamente mai portato. Finiamo di scaricare e poi ricominciamo. Al termine di questa puntata vi ho fatto un piccolo timelapse della trebbiatura on board, diciamo così, però
Cab View, insomma, mettetela come vi pare. Adesso scarichiamo questo agroliner di colza, questi 21.000 litri. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale, a dare un'occhiata a tutti i link in descrizione, fra cui Twitch. Passate a trovarmi perché ogni tanto, specialmente in questo periodo che sono a casa, parte qualche live così a tradimento. E quindi seguitemi anche lì, entrate a far parte della community Discord se volete giocare con me in multiplayer su Love Bergman. E niente, detto questo, da Zed è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo gameplay. Ciao!